il superamento dei limiti. Guida al limite. Automobilisti distratti. Perché l'ambizione supera il talento. L'altezza e il peso del mezzo. Overconfidence. Moto non assettata correttamente. La moto settata male. Che è a bordo strada. Il comportamento non corretto degli altri. Perché la gente non va a fare corsi di guida in moto. Perché la gente si fida troppo dei controlli elettronici. Ciao riders e ben arrivati sul canale di Bikes for Eddie. Io sono Eddie e oggi voglio analizzare con voi una cosa di cui non si parla più che altro per motivi scaramantici, e cioè le cadute. In particolare voglio analizzare con voi quelli che secondo me sono i 5 principali fattori che determinano una caduta. Questo video ovviamente vale per lo più per la pista, ma vale anche per la strada, per il fuoristrada, perché alla fine sempre su due ruote siamo. Cercare di evitare le cadute è un po' come voler cercare di imparare a nuotare senza voler bere dell'acqua in piscina o al mare. È molto difficile e devo dire che secondo me è una delle componenti che rende il nostro sport il più affascinante di tutti, anche questa componente di rischio, perché sappiamo che se sbagliamo un po' tra l'equilibrio e l'incoscienza si va per terra. Capita a volte di andare per terra in luoghi molto sicuri, come secondo me sono le piste, dove c'è un'assistenza medica che immediatamente è pronta a soccorrerci, e capita invece altre volte di cadere in posti un pochettino più difficili, come fuori strada o magari su strada. Ecco quindi che vorrei con questo video provare a ragionare con voi e a raccontarvi quelle che secondo me sono le 5 principali cause che possono determinare una caduta e, se possibile, trovare dei modi per evitarle. Allora, prima causa che potrebbe determinare una caduta, secondo me, è l'ergonomia, cioè il non trovarsi a proprio agio sulla propria moto. Io l'ho capito nel corso degli anni, sono sempre stato abituato ad utilizzare delle moto esattamente come uscivano dal concessionario, sia in pista che in strada. Invece ho capito con il corso del tempo quanto sia importante cucirsi la moto addosso, avere la certezza di trovare i comandi quando ci serviranno, cioè nel momento in cui sarà l'istinto a guidare il nostro comportamento e non la razionalità, è di fondamentale importanza. Molto spesso siamo in sella delle moto che sono troppo piccole, per esempio sono io sull'Aprilia, o addirittura troppo grandi, e parlo invece delle persone che sono di statura più piccola e scelgono magari di acquistare un GS. Avere sotto pieno controllo la motocicletta in ogni momento è la parte fondamentale che ci permetterà, quando saremo in pericolo, di evitare una caduta. Quindi cercate di spendere un po' di tempo nel cercare di trovare la migliore posizione in sella, anzi direi cercate di trovare un po' di tempo prima nel trovare quella che per voi è la moto migliore. Io me ne sono reso conto passando dall'RSV4 all'R1. Salendo sull'R1 mi sono immediatamente sentito a mio agio, perché la moto era più grande, mi permetteva di muovermi meglio e di conseguenza potevo far fare alla moto esattamente ciò che desideravo. Sull'RSV4, per quanto io la ami, invece sono molto costretto e la mia posizione determina il fatto che non riesca a farla andare esattamente dove voglio. Quando acquistate una moto nuova, ho acquistato una moto usata e la usate per la prima volta, magari in pista o in fuoristrada, prendetevi il tempo necessario per cucirvela addosso, per sedervi sopra con calma, per provare la posizione delle pedane, delle leve, dei semimanubri. Sono tutte delle componenti che possono essere modificate entro certi parametri e una volta trovata la posizione migliore aumenterete di gran lunga il vostro controllo della moto e di conseguenza la vostra sicurezza, diminuendo così il rischio di incorrere in una caduta. Secondo motivo che molto spesso determina una caduta sembra banale, ma è la stanchezza che può essere fisica o mentale. In questo caso parlerei forse più di concentrazione. Facciamo uno sport che è meraviglioso, ma che richiede una grande quantità di allenamento e di concentrazione, quindi mente e corpo devono essere al 100%. Infatti gran parte delle cadute che vedo sono determinate dal fatto che le persone, mentre salgono in sella, non stanno pensando a quello che stanno facendo. Mi è capitato un caro amico, il mio amico Paolo, che saluto, di sentirmi raccontare di aver percorso tutta la pit lane e di voler entrare in pista al Mugello senza i guanti. Bene, vuol dire che in quel momento noi non siamo focalizzati su quello che stiamo facendo. Non siamo focalizzati su quello che stiamo facendo magari perché abbiamo avuto una settimana pesante al lavoro, o perché abbiamo avuto dei litigi a casa, o per altri motivi. Bene, se vogliamo salire in sella dovremmo essere sicuri di riuscire a pulire la mente e essere concentrati almeno per i 20 minuti del turno. Stessa cosa per quello che riguarda la condizione fisica del nostro corpo. È assolutamente impensabile pensare di riuscire ad andare su una moto come un 1000, ma anche su un 600, e di dominarlo per 20 minuti, la durata di un turno, se non siamo fisicamente a posto. Fisicamente a posto non vuol dire che
sono in grado di reggere il turno e di sopravvivere. Vuol dire che sono in grado di affrontare almeno 3 o 4 allenamenti intensi a settimana, in bicicletta, di corsa, in palestra, insomma sono veramente al 110%. Ecco, avere una buona condizione fisica e soprattutto essere in grado di fare una buona pulizia mentale prima di entrare in pista, secondo me è un altro di quei fattori che aiuta ad eliminare le cadute. Terzo fattore, e di questo ne so davvero qualcosa, anzi vi faccio una confidenza, nella verità dei fatti io almeno una se non due volte all'anno in terra ci vado, posso andare in pista, posso andarci sul motardo, posso andare fuori strada, comunque almeno un paio di cadute all'anno io le porto sempre a casa, e quando le porto a casa nel momento in cui io mi sento troppo sicuro, nel momento in cui io ho troppa fiducia, magari nella metà della stagione quando ho già fatto le prime uscite, ho trovato il feeling con la moto, sono allenato fisicamente e riesco anche ad essere concentrato, ecco che in quel momento arriva l'errore, perché sto sopravvalutando i miei mezzi, ho troppa fiducia in quello che sto facendo e in quello che ho acquisito e di conseguenza, track, arriva l'errore. Vado lungo e normalmente finisco nella ghiaia. Questo per spiegarvi che anche quando siamo al 110% delle nostre condizioni psicofisiche, è bene comunque ricordarci che stiamo maneggiando un arnese, lo vedete qua dietro, che nella migliore delle ipotesi ha 200 cavalli e pesa 180 kg. Quindi a comandare non è detto che siamo sempre noi. Ovviamente questo discorso vale per chi come me è un amatore o magari alle prime armi nella propria avventura motociclistica, sia questa in pista, in strada o fuori strada. Quarto motivo, in realtà strettamente collegato a quello precedente, che può determinare una caduta, sono le prestazioni del mezzo che stiamo cavalcando. Così come all'inizio del video vi ho raccontato che l'ergonomia è una cosa assolutamente fondamentale per riuscire a dominare la motocicletta in qualsiasi momento, è altrettanto importante essere consapevoli che dovremmo scegliere delle moto che in qualche modo siamo in grado di gestire. Il 1000 assolutamente per quanto riguarda la pista o le maxi enduro per quanto riguarda il fuoristrada sono sicuramente inebrianti perché fanno metri, hanno una potenza tale per cui riescono in qualche modo a emozionarci. La iniezione di adrenalina che a me arriva quando spalanco il gas sull'RSV4 o sull'R1 è assolutamente imparagonabile a qualsiasi altra cosa io abbia provato in vita mia. Devo però rendermi conto che forse la moto che sto guidando non è adatta a me. Non è adatta a me sia per ergonomia, come abbiamo visto prima, oppure anche per le prestazioni. Le prestazioni troppo elevate molto spesso sono quelle che ci inducono in sopravvalutare i nostri mezzi e quindi arrivare lunghi, accelerare troppo presto e metterci la moto per cappello. Lo stesso discorso non vale solo ed esclusivamente per la moto pensando a motore, telaio, freni e sospensioni, vale anche per un'altra componente che è importantissima nella guida della motocicletta, e cioè i pneumatici. Molto spesso pensiamo, e anche questo io l'ho imparato frequentando tantissimo i ragazzi di Dunlop Italia, che più spendo per una gomma più io sono al sicuro. Non è assolutamente così. Da qualche anno io utilizzo dei pneumatici slick Dunlop KR e ho imparato che per poterli usare al meglio è assolutamente sbagliato ad esempio entrare in pista e andare piano, fare un giro di ricognizione. No, è assolutamente indispensabile entrare subito forte e mantenere il pneumatico in temperatura. Quindi anche le prestazioni degli elementi collaterali rispetto alla moto, come possono essere i pneumatici, in qualche modo devono essere commisurati a quello che noi stiamo facendo. Se ad esempio siamo dei neofiti è assolutamente inutile avere delle Dunlop KR, molto meglio avere un treno di D212 o al limite di D213, che sono delle gomme che, è vero, garantiscono una performance inferiore al massimo regime di utilizzo, ma tutto sommato sono più amichevoli, ci permettono di entrare e di sbagliare anche un pochettino di più. Nella scelta della moto, nella scelta delle componenti aftermarket e nella scelta degli pneumatici tenete sempre conto di questo fattore, qual è il vostro livello e se in qualche modo non siete in grado di valutarlo da soli, sono sicuro che ci sarà qualcuno attorno a voi che vi saprà dare degli ottimi consigli. Mi raccomando, non a mio cugino. Quinto punto che può determinare una caduta, purtroppo, sono le condizioni esterne. Le condizioni esterne sono tutto ciò che succede intorno a noi e alla nostra motocicletta quando noi e la nostra motocicletta sono al 110%. Ad esempio il traffico. Ad esempio il traffico in pista con qualcuno che sopraggiunge e ci centra, oppure troppe moto da superare. Insomma, un fondo sdrucciolevole, il fatto che ci sia fondo bagnato e noi abbiamo le gomme da asciutto, il fatto che per strada ci sia una macchia di gasolio sull'asfalto. Tutte queste condizioni sono imponderabili, ma comunque rappresentano una grande parte della statistica delle cadute.
E in questi casi come possiamo cercare di limitare al massimo le possibilità di cadere? Beh, in due modi, diciamo uno attivo e uno passivo. Quello attivo è essere noi al 100%, sia fisicamente che psicologicamente, e soprattutto essere sicuri di avere una moto che è al 100%. Quindi piuttosto spendere qualche minuto in più prima di entrare in pista per ricontrollare ogni turno tutta la moto. Io personalmente ho imparato da Christian di Dart Race che questo è un controllo che va fatto tutte le volte che si entra in pista, non solo all'inizio della giornata, per cui prima di mettermi il casco mi ricontrollo con pazienza il serraggio di tutte le viti della carena per evitare di perdere, perché la moto produce delle vibrazioni, do un'occhiata ai freni, do un'occhiata alle pedane, controllo tutto e alla fine del turno con un panno bagnato do una passata velocissima alla moto, perché pulendola ho il tempo necessario e l'attenzione necessaria per verificare se è successo qualcosa. Molte volte scopro che c'è qualcosa che non funziona, come ad esempio una vite che si è staccata per le vibrazioni proprio passando lo straccio umido. E poi c'è una forma di sicurezza passiva, cerchiamo di scegliere delle condizioni che ci mettano in sicurezza. Quindi se il nostro tempo al Mugello è quello di 2 minuti e 15 secondi, è inutile che per stare con i nostri amici dichiariamo di girare in 2 minuti netti, perché non faremo altro che mettere in una condizione di rischio passivo sia noi, che saremo troppo lenti, che gli altri, che saranno troppo veloce, si troveranno una variante mobile all'interno della pista, magari al fondo del rettilineo a 300 all'ora, così per essere sicuri di generare una bella situazione di pericolo. Scegliamo poi, questo per quello che riguarda la pista, degli organizzatori con cui sappiamo che si gira tra virgolette bene, quindi i gruppi sono omogenei, non c'è troppa gente. Meno gente c'è all'interno del singolo turno, meglio noi gireremo e meno saremo in condizioni di rischio. Vi sono poi un sacco di altri fattori e vorrei che magari voi mi suggerisse quelli che secondo voi sono i fattori che possono determinare la maggior parte delle cadute, almeno secondo la vostra esperienza, sia in pista che in strada che in fuoristrada. Fatemelo sapere nei commenti, nello spazio che c'è qui sotto, e se questo video vi è piaciuto, vi ha fatto passare qualche momento piacevole in mia compagnia e l'avete trovato utile, magari condividetelo con i vostri amici, lasciatemi un bel pollicione verso l'alto e attivate anche la campanella delle notifiche dopo esservi iscritti al mio canale. Per voi sono dei gesti che sono tutti completamente gratuiti, a me aiutano moltissimo sia per rendere felice l'algoritmo di YouTube, sia per continuare a permettermi di creare dei contenuti che portino un po' di intrattenimento e un po' di valore all'interno delle vostre case. Per il video di oggi è tutto, abbiamo trattato un tema che non è così piacevole, però ogni tanto va fatto. Io come sempre vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao Riders!